alle urne tra il 16 dicembre e il 27 gennaio. Parola di Roberto Formigoni, il governatore della Lombardia, che ha appena formato una giunta bis quasi esclusivamente tecnica, ribadisce che il nuovo esecutivo serve a traghettare la Lombardia alle urne. Prima di votare, però, il Consiglio tenterà di cambiare la legge elettorale e abolire il listino bloccato. L'Assemblea Lombarda è stata convocata a oltranza da venerdì fino a martedì. Un minuto dopo il termine della discussione sulla legge elettorale, tutti i consiglieri regionali del PDL dovrebbero dimettersi. Usare il condizionale però è d'obbligo, perché il capogruppo regionale Paolo Valentini ha in cassaforte 23 firme. Togliendo quelle di Formigoni e Zambetti e togliendo anche quelle di Gianluca Rinaldini, autosospesosi dal partito dopo la condanna in primo grado per truffa e falso, mancano ancora le dimissioni in bianco di 3 consiglieri, tra le quali quelle della Comasca Paola Camillo, new entry del Consiglio regionale, era subentrata a Giorgio Pozzi nel giugno di quest'anno dopo un lungo ricorso. Paola Camillo non vuole dimettersi e all'occorrenza sarebbe anche pronta a infrangere le indicazioni del partito. Non c'è bisogno delle mie dimissioni, dice il consigliere del PDL, e io non ho alcuna intenzione di rassegnarle. Ritengo di dover rimanere al mio posto. E se l'indicazione arrivasse direttamente dal partito? Nel mio ordine di priorità, replica Paola Camillo, vengono prima i cittadini e poi il partito. Secondo Rinaldini, invece, le dimissioni non sarebbero la linea condivisa del partito. Il consigliere del PDL aggiunge che valuterà sul da farsi a livello personale. I membri del gruppo PDL in consiglio regionale erano 29, chiarisce Paolo Valentini, capogruppo regionale del PDL. Togliamo Rinaldini, che si è autosospeso, e Zambetti e Formigoni. Ne restano 26. Io ho in mano 23 firme, ne mancano 3, tra le quali quelle di Paola Camillo. Sul fatto che le dimissioni siano un'indicazione del partito, Valentini sembra non avere dubbi. Alfano era stato chiaro, dice Valentini, niente accanimento terapeutico. Si va a elezioni dopo la modifica della legge elettorale e se la Lega farà ostruzionismo staccheremo la spina, così i leghisti si prenderanno la responsabilità di votare con il listino bloccato. Il cittadino lombardo è stufo di queste cose qua. I sondaggi ci dicono tutti adesso che...